con Napoli. Non a caso molte di queste maschere io li vedo con frequenza a Napoli, specialmente durante il carnevale. Non credo che sia soltanto un'eredità. No, no, non è un'eredità. Assolutamente, effettivamente non è. Ci sono dei fondamenti comuni. I vasi comunicanti che c'erano prima, quello volevo dire. La prima volta che si conta questa unificazione, rompendo gli schemi amministrativi che sono schemi astratti. Questo è un concetto molto importante che forse viene sottovalutato. Prego, sì. Grazie della pazienza. Assolutamente, grazie a voi tutti. Il mio intervento forse va in direzione un poco diversa rispetto a tutto quello che ho avuto la gioia di ascoltare, perché in effetti mi soffermerò su quelli che sono gli usi contemporanei della maschera e ne voglio parlare in relazione per esempio all'uso terapeutico e che cosa ho anche in relazione alla teatralizzazione però portata avanti a livello laboratoriale con i bambini, per cui è come se allargassimo il nostro raggio di azione, tenendo conto delle molteplici possibilità che questa maschera in un certo senso può offrire. E, prima però di parlare dell'uso terapeutico, due parole su una rappresentazione che si è svolta al Orto Teatro di Pordenone, in cui è stato mostrato un burattino appunto malato, un burattino ansioso che ha bisogno quindi di cura. Viene chiamato il dottor Balanzone e viene, come dire, somministrata, viene stabilito che debba seguire la terapia pulcinellesca, che significa che deve assumere il ruolo, si deve comportare così come un pulcinella. Questa situazione, diciamo, secondo gli autori della rappresentazione funziona, e funziona soprattutto con i malati, diciamo, mentali, e un'esperienza del genere è stata in effetti realizzata all'ospedale Bianchi, e è stato creato un progetto, il progetto LIS, che ha consentito a operatori sanitari, direttori, malati, ma anche teatranti, di mettere in scena nelle rappresentazioni teatrali di Pulcinella. Che cosa è emerso? È emerso tendenzialmente che questa modalità di lavoro funziona. Funziona perché? Perché i malati hanno avuto la possibilità di comprendere che in fondo non esiste attraverso la maschera quella separazione che esiste tra salute e malattia, ma che esistono dei mondi diversi in cui la possibilità di accoglienza è anche per chi non si confà a quello che è il modello consolidato è possibile. Quindi c'è, come dire, una possibilità di utilizzo della maschera ai fini di inclusione, ma un lavoro del genere con la maschera di Pulcinella è stato fatto anche presso l'Università Cattolica di Roma, il Policlinico Gemelli, dove sono stati realizzati dei corsi per psico-oncologici, per persone che assistono i malati oncologici e anche per i loro familiari, per cercare di far superare questo disagio. E questa gestione di un male che è terribile. E che cosa è stato? Si è partiti da un filmato, dalla realizzazione di un format doppio sogno, realizzato appunto da un regista quindi Cilindri, insieme agli allievi della scuola di Stato di cinematografia e di televisione di Roma, e hanno messo in scena Pulcinella, la morte, e Teresina e la morte. Perché in effetti questo discorso relativo alla morte, che poi nasce dalla volontà, da un esperimento nato per caso con delle clown terapiste che frequentavano il corso, perché i pazienti oncologici hanno questo rapporto ossessivo e continuo con la morte. Da lì si è partiti per poi pensare alla possibilità di mostrare ai frequentanti il corso, di mostrare loro un filmato la sera e di incontrarsi il giorno dopo per poter raccontare i propri sogni. Che cosa è emerso da questa esperienza? È emerso soprattutto
quello che era il tempo Fammici pensare, sospeso. Il tempo devo sospeso, che è il tempo del paziente che è malato, che può guarire, ma potrà anche andare incontro a una difficoltà terribile. Ma il tempo sospeso è anche il tempo sospeso della maschera, di Pulcinella. Basta pensare al suo volto, che è fatto di una parte inanimata, rigida, e di una parte estremamente mobile. È venuta fuori una paura fortissima della morte. Questa gestione della morte l'hanno appresa sia i medici, sia i malati. E in che modo? I medici, gli operatori sanitari, cercando di evitare l'accanimento terapeutico, i malati imparando a vivere bene, intensamente, il loro momento quotidiano, e i medici anche cercando di comunicare nei momenti in cui sono. Purtroppo, diciamo, si ritrovano a dover comunicare delle diagnosi infauste, a non rendere così drammatico e pesante il momento per la persona che si trova a conoscere una realtà così spiacevole. Ma oltre a questa possibilità di utilizzo della maschera, è stata utilizzata anche a scopo didattico. E chi ha lavorato in questo senso sono stati docenti insieme ai tesisti di antropologia culturale dell'Università di Salerno, presso una scuola primaria del secondo circolo di Gragnano, con bambini di terza elementare. Ci sono state una serie di incontri. Il primo incontro era in effetti quello che serviva per poter far conoscere ai bambini la nascita, l'origine della maschera, il muoversi attraverso il mondo del personaggio, e si è chiesto ai bambini che cosa loro conoscevano della maschera. Chiaramente ne sono emersi degli stereotipi. È una maschera che è uno sciocco, è bastona ed è bastonato, è sempre affamato, mangia pizza e spaghetti. Ma sono emersi anche altri elementi. Per esempio, l'hanno associato ai cartoni animati che loro guardano su Rai Yo-Yo. Per esempio, il collegamento è stato con Calimero, quel pulcino che è noto in effetti a più generazioni, scuro con il guscio d'uovo in Eccolo testa. qua. Si è chiesto ai bambini che cosa Calimero è uguale ai personaggi con cui si accompagna, per esempio, che sono Priscilla, Piero, Valeriano. E i bambini hanno detto: no, gli altri personaggi sono bianchi. Calimero è bianco e nero come Pulcinella. Calimero è in effetti hanno accostato Calimero a Pulcinella. Non solo, ma uno di loro ha detto: è un'ingiustizia, però, ricordando quello che è il motto tipico di Calimero. In quel caso è stato fatto, i bambini sono stati indotti a pensare a Pulcinelli e a Calimero come coloro che combattono contro le ingiustizie, che in un certo senso riescono poi ad avere la meglio. In un secondo incontro è stato mostrato loro un video di Brunello Leone, che in effetti parla della nascita di Pulcinella. Quindi hanno visto Teresina e Pulcinella che ballano la tarantella, hanno visto il cane che cerca di mordere Pulcinella, Pulcinella che non si riesce a divincolare, la morte. Allora, il diavolo che interviene, che in effetti vuole l'anima di Pulcinella, Pulcinella che acconsente, il combattimento, cioè la partita tra la morte e Pulcinella, il combattimento tra il bastone di Pulcinella e l'asso di bastone della morte, e alla fine la nascita dei Pulcinellini dall'uovo, appunto, che diciamo deposto tra virgolette Pulcinella. Che cosa è emerso? Che nonostante ci fossero delle scene apparentemente violente, i bambini hanno inteso, e l'hanno inteso bene, che in realtà si trattava di un qualcosa che non era legato alla realtà, ma all'immaginario. E quando
hanno, come dire, fatto un tifo con Pulcinella, per Pulcinella, e quando Pulcinella cadeva e moriva dal Boccascena, loro temevano, si preoccupavano, ma in un certo senso sapevano che così come gli eroi mitici nascono, allo stesso modo capitava a Pulcinella. In fondo incarnava quella che era il loro desiderio di trasgressione, il loro desiderio di divertimento, la loro Ribellione. possibilità di poter, come dire, identificarsi con questa maschera che in un certo senso è per loro, che suscita in loro una grande attrazione. Vabbè. Ma in fondo si è arrivati poi alla fine quando a un certo punto è stato chiesto ai bambini di raccontare loro una storia, e anche in questo caso hanno mescolato elementi relativi al magico, al meraviglioso, tenendo conto di quelli che sono gli elementi tipici del manga, dei manga giapponesi, con gli elementi che connotano anche Basile. la figura appunto di Pulcinella. Ma tutto questo per dire che cosa? Che in fondo adulti, bambini, negli usi tradizionali hanno bisogno del magico, hanno bisogno della magia proprio del magico, ma una magia che in un certo senso è presente anche in altri momenti di vita, quali appunto quelli dell'uso terapeutico, che prevede l'uso terapeutico, quindi voglio dire quasi come si potrebbe forse ipotizzare che la magia, la psicologia, la teatralizzazione sono in effetti strumenti diversi che servono per poter ottenere un medesimo scopo. Sarà diverso a livello qualitativo, ma comunque è una grande forza che consente all'umanità la possibilità di liberarsi di tutto ciò che è oneroso e che nel quotidiano ci affligge. Grazie.